Signori, bentornati cari nel canale dello zio Maru con un nuovissimo appuntamento con Gwent. Come potete ben vedere dall'immagine, è arrivata la nuova season, è arrivata la patch, è arrivato il nuovo viaggio e io ovviamente ho shoppato il viaggio perché è fantastico. Grazie alla skin di Siri è qualcosa di meraviglioso, adesso la vedremo. E sono andato a creare subito un nuovo mazzo, quindi ragazzi un mazzo freschissimo, un mazzo appena creato, un mazzo nuovissimo, un'idea dello zio tramutata in deck. Quindi non è un mazzo super testato, non è un mazzo super rodato, andremo a vedere oggi come si comporterà il ladder. Qual è l'idea? L'idea ragazzi è quella di sfruttare Siri Esplosione. Siri Esplosione appena l'ho vista mi è piaciuta tantissimo. Di chi sto parlando? Della 8 a 9 provision che prende scudo, velo e resistenza, però vi dà una limitazione nella deck building e quando ci sono queste limitazioni a me sono come delle sfide che mi gustano. E la limitazione è che non potete giocare carte che costano 10 o più, quindi sfruttare tante oro magari da 9, da 8, da 7. E quale fazione ragazzi e quale carta meglio di S poteva essere? Intanto veniamo nel viaggio, ok? Quale carta poteva essere sfruttata? Cioè quale classe, quale fazione poteva essere così sfruttata? Ragazzi, ho pensato subito a mostri e una carta in particolare. Sto parlando di Ethereal Siri, ragazzi, con frutti dischi. Qual è l'idea, quindi? Tante, tante oro a 9, 8, 7 provision, 14 oro nel mazzo. Cioè 14 euro del mazzo vuol dire che oltre la metà delle nostre carte sono oro. Ma oltre a sfruttare Siri Esplosione di cui vi parlavo prima, c'è una carta che sfrutta tantissimo questo discorso delle 9, del massimo 9, che è Master Mirror. Master Mirror ragazzi anche lui è stato buffato, non costa più 10 provision ma costa 9. Qual è la particolarità di Master Mirror? Che trasformerà le poche bronzo che abbiamo in altre leggendarie, ma non giocando le leggendarie da 10 o più provision ci sono buone possibilità che Master Mirror ci dia delle bombe. Quindi si calza a pennello questo mazzo, calza veramente a pennello. Andiamo a vedere quali sono innanzitutto il leader. Il leader è Frutti di Iskit, mi piace perché in questo mazzo riusciamo anche a sfruttare la combo con l'Eterno. Quindi nonostante tutte le tempo play che andremo a fare e Siri che giocata nel momento propizio ci darà un carry over importantissimo di 8, abbiamo la combo con l'Ethereo. Quindi alla fine del turno trasformerà un'unità non demone alla sua destra in una copia base. Vi basterà spammare il vostro leader a fianco dell'Ethereo, a destra dell'Ethereo, e si trasformerà in un Ethereo a sua volta ogni turno. Quali sono le altre carte? Ovviamente Lampada Magica, la Naglfar. Naglfar è un tutor di un oro qualsiasi, ce ne dà una subito e una per il turno dopo. Può essere importantissima per tutorarci Siri Esplosione. Abbiamo Punta di Lancia, anche lui è stato reworkato ragazzi, adesso è una 9x9 con velo, quindi molto difficile da rimuovere, un bel ciccione, ottimo per l'idea del nostro mazzo, perché l'idea del nostro mazzo è il round va per la lunga, ce la giochiamo con l'Ethereo e con le Trip, il round va per le corte, ce la giochiamo con le Tempo Play e con Siri come carry over. Questa è l'idea del deck, o anche Master Mirror. Troll di Caverna, quindi abbiamo il Defender. Abbiamo Katagan che sfrutta anche lui la prosperità ed è comunque una buona tempo play, sono 8 punti subito che con il nostro leader, forse del nostro leader, perché ho scelto Frutti di Iskit non solo per scombare con l'Ethereo, perché non sempre lo pescheremo visto che non abbiamo un tutor, ma anche perché anche in un round corto comunque vi permette di pushare sempre, di giocare tutti i round, con questo mazzo volete giocare tutti i round fino alla fine, cioè volete giocare il primo round fino alla fine, volete pushare il secondo nel caso l'avete perso o comunque magari mettere Siri come carry over per giocare un round corto 3 e in questa circostanza i frutti di Iskit ottengono la massima della value perché voi avete sempre il leader praticamente tutti i round, la forza di avere questi leader che si ricaricano ogni volta che succede una cosa X. Nel mazzo giochiamo anche il Goliath ovviamente che è un grande tempo play, ottima per pushare, ottima finisher per vincere il round quando magari ci mancano 10 punti, attivatore di Triv, fortissimo. Giochiamo tutto il pacchetto Krons, quindi tutte le megere, da quella che danneggia, quella che consuma e quella che potenzia l'unità.
Ricordatevi che Brewers può essere anche utile nel caso in cui vi bloccassero l'Ethereum. Se vi fanno un block sull'Ethereum, potete consumarvi l'Ethereum e ricominciare a spawnare la combo. Quindi Brewers è molto importante anche sotto questo punto di vista. Ha da striga, vedete la dominance spara per 4, fortissima 9x7. Il fantasma picoltore è anche lui gran carta, potete usarlo anche come removal da 3 oppure come engine. Parassita, sapete che sono innamorato di questa removal da 6, rimuove quasi tutti gli engine più fastidiosi del gioco. Uno per di tuono, uno per di purify, ottimo nel caso in cui gli avversari avessero un defender, un trasportatore di bombe, quindi abbiamo anche la soluzione agli scenari, ovviamente la larva di Andreaga, in due per di selezione naturale. Uno per di scoiattolo che potrebbe rimuovere le eco dal cimitero avversario, quindi può essere anche ottimo. Due per di bruxa e chiude l'uno per di Bright Turno. Il Bright Turno può essere anche buono per dare due razzi al vostro Etereo, quindi può essere molto buona anche per l'Etereo. Tendenzialmente le bronzo, a parte la larva di Endriaga, le altre magari le volete trasformare con Master Mirror nel caso in cui avesse l'opportunità. Andiamo a giocare questo fantastico deck. Adesso vi farò vedere anche la skin di Siri, che è qualcosa di fenomenale. Guardate quanto è figa e guardate l'effetto con Aura e Fulmini. Mamma mia, l'ho messa subito, perfetta per questo mazzo. Andiamo a fare la prima ranked, ragazzi, di questa nuova season. Quindi ho aspettato per farla insieme a voi. Non so assolutamente cosa mi aspetta, nel senso ci saranno nuovi mazzi, ci saranno vecchi mazzi riaggiornati, non lo so, nel dubbio iniziamo ad affrontare You've talked Skellige. enough. Ragazzi, il nostro piano è quello di essere aggressivi, peccato ragazzi, questo è un mazzo che vince molto facilmente a Even, volevo essere super aggressivo, però partiamo noi per primo. Cerchiamo di vincere il round. Cerchiamo di vincere il round. Lo sparo da 4 è buono, soprattutto adesso che i tizi hanno Berserk 3 e anche per il Fabbro. Non penso che giochi Defender, però potrebbe metterci dei sanguinamenti. Io vorrei trovare qualcosa di più aggressivo, quindi tipo le larve per partire. Due Bruxa mi sembrano eccessive. Il fantasma apicoltore, forse uno sparetto lo tolgo. Ok, cioè guardate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oro a round 1 e voi direte sono finite qua. No, abbiamo anche tante oro nel deck. Il problema è che con questa mano che abbiamo non abbiamo trovato le larve, quindi siamo praticamente costretti a partire di leader più fantasma apicoltore. Il fantasma apicoltore si becca una stunning, forse è meglio un Katagan. Sì, io partirei di Katagan. Sarei voluto partire anche di Brewers. Brewers è meglio che ve la togliete subito, cioè nel senso delle tre Kronz. Le Kronz si potenziano ogni volta che è stata giocata già una Kronz, è quella che volete giocare all'inizio. E lui invece potrebbe essere un classico Greedsword. Potrebbe essere un classico Greedsword, va bene. Mettiamo sanguinamento. Mettiamo sanguinamento. Attiviamo la prosperità, non l'attiviamo la prosperità per ora perché ci becchiamo uno schiaffone. E va bene, il sanguinamento però l'abbiamo messo. Andiamo di lampada. Ora che ci sto pensando, potrebbe giocare Defender se lui è una versione proprio con gli spadoni classica. Va bene, la nostra strategia non cambia, nel senso che noi dobbiamo giocare super aggressivi, non vogliamo mai un round lungo contro un mazzo che comunque ci farà cinghiale marino. Arriva il Fabbro e il Fabbro si becca. Oddio, il Fabbro si potrebbe anche beccare. Sì, il Fabbro si becca la selezione e a da striga va su Lancret nave, probabilmente. Ok. Io non penso che lui possa vincere sto round a meno che non investe veramente, veramente tanto. Lui va di secondo Fabbro addirittura. Beh, i Fabbri comunque vanno tolti, ragazzi, sono degli ottimi carry over, ormai sta Ancret nave e rimarrà in campo. In realtà l'Ancret nave potrei anche sparargli 3 dopo. Intanto andiamo di 4 qui.
Fabbro, ce lo togliamo dalle scatole. Attiviamo doppia driv, ci prendiamo un danno. Quindi adesso abbiamo solamente una danneggiata. Importante anche tenere d'occhio le sete di sangue, avere i minion buffati, tutte queste storie qui contro Skellige. Penso che giocherà Turgvi. Turgvi è stato nerfato pesantemente. Fatemi sapere se poi volete anche una review delle patch notes o se siete interessati, perché no. Ci mette sanguinamento, siamo matti di parecchio. Io quasi quasi gli sparerei a sto coso. In realtà potrei anche giocare la Brewers, però qui sfrutto alla perfezione la trip, doppia trip da 3, quindi sparo per tutto qua, ce lo togliamo dalle scatole. Iniziano a essere tanti punti, lui potrebbe tranquillamente abbandonare qui. Noi ovviamente pusheremo, cioè non abbiamo altre strategie con questo deck, guardate quanto è figa Siri. Anzi, facciamo un piccolo BM. Brava Siri, con la tua ascia. Fagli vedere chi sei, sembra una versione di Super Saiyan di Siri questa. Fantastica, stupenda sta skin. Abbiamo vinto il round, vi dicevo che sto round, cioè sto mazzo è quasi imbattibile il round 1. Avrei preferito partire per secondo, perché vincere Even è una buona cosa. Ma noi pusheremo tantissimo adesso, cioè a costo di giocarmi tutte le carte. Non so se sia buona adesso l'Ethereum. Lei è buona. La Brooks è un po' lenta. Doppia larva sono lente, sicuramente una la tolgo. Posso metterne una. Tanto siamo a 8 carte, lui magari ancora non sa se pusheremo. Partiamo di larve. In realtà ancora non ho utilizzato nessuna megera. Ok, partiamo di larve. Ci giochiamo tutto, ragazzi. Ci giochiamo tutto. L'obiettivo è arrivare a un round cortissimo con Siri Carry Over, come vi dicevo prima. Sarei tentato, sarei tentatissimo. Sarei molto tentato. Tanto qui penso di sparare. Penso di fare leader, leader dietro. Sparino. Questa va tolta. È vero che lo sparo ci può servire. È vero che lo sparo ci può servire anche per un eventuale spadone, ma lo spadone non ce ne importa assolutamente niente. L'avversario sta decidendo Vyvern. Vyvern è un bel cambiamento, perché li va a prendere la l'aquila sanguinaria, va bene. Ci ammazza la larva. Vediamo che cosa mette. Per mettere una 6, semplicemente l'ha fatto per andare avanti, mettere una 6. Non ci interessa assolutamente, cioè io sono intenzionato a pusharti per tutto il round, assolutamente. Andiamo a papparci la nostra larva, dopo la rigiocheremo. Avrei potuto anche cercare di fare Nagla, fare inizio turno, perché l'etereo, se lo vedo adesso, è meglio che vederlo dopo, ovviamente. Perché più è lungo il round e più vedere fa punti. Infatti questo obiettivo è anche magari arrivare una carta sotto e sfruttare Siri. Questo è il nostro obiettivo. Andiamo di frutto e andiamo di nano. Ok. 6 danni. Piuttosto. Anche se punta di lancia non è male. Punta di lancia non è male, sono bei punti questi. Torniamo sopra di 5. Torniamo sopra di 5. Parassita ce l'abbiamo per dopo, che comunque è una removal. Parassita è buono per rimuovere un eventuale Harald. Lui ci continua a stare sopra, non è un problema. Io penso che possiamo tranquillamente sparare 4 su uno sbaglio. Ovviamente sparo 4 su questo, in quanto se vuole attivare lo sbaglio in questo modo si danneggerà anche lui. Quindi andiamo con lei. Spariamo qui. Torniamo sopra di 7, che non sono pochi punti, e giocheremo in sequenza Defender, Goliath e Siri, ultima mossa.
questa è la nostra strategia. Sono praticamente 11, 20 e 8, 28 punti. Ancora 28 punti sono veramente tanti. Devo decidere semplicemente se mettere il defender avanti o dietro. Qui addirittura potrei già passare e mantenere la carta, ma assolutamente non rientra nelle nostre, nei nostri interessi, assolutamente. Potrei anche fare defender adesso, semplicemente per proteggere il mio Siri. E fare Siri e tenermi Goliath per dopo. Lui ci tiene il passo. Ma io giocherei tutto. Ma proprio ignorantissimo. Potrei anche giocare Siri adesso e provare a lasciarmi Goliath come ultima mossa. Siri la giochiamo sicuro. Allora facciamo così, Siri la giochiamo sicuro e ci penso. E ci penso un attimino. Vediamo come si mette. Cioè se lui ci torna sopra. Questo c'ha tutto, però gli abbiamo preso il cinghiale. Gli abbiamo preso il cinghiale. Cioè l'obiettivo è mandarlo ad un round corto. Giochiamo anche Goliath, ovviamente. Cerchiamo di fargli giocare più robe possibili. Sono comunque 7 punti che non sono scontatissimi da fare. E magari riusciamo a prendergli Harald. Peccato, peccato, peccato. Avrei voluto prendergli tutte e due le carte. O quantomeno il leader più una carta. Comunque abbiamo il nostro verdiover di 8 e abbiamo ancora il nostro leader. Il problema è che non siamo riusciti a prendergli la carta. Lui purtroppo aveva pescato tutte le oro. Aveva solo oro. E quando pescano così è male male male. Attenzione perché Master Mirror potrebbe darci il colpo di skill. Il Purify non ci interessa. Ok, il bombarolo è una buona carta da trasformare. Che avevamo ancora nel mazzo? Avevamo, va bene, l'etereo adesso un round corto non serve. Avevamo Weavess che comunque erano bei punti. Erano 11 punti Weavess. Comunque abbiamo il nostro carry over più il nostro leader. Se avessimo giocato contro un avversario normodotato, probabilmente ce l'avremmo avuto da fare. Lui va di Harald, lui non ha missato niente perché Harald me lo gioca di mano. Cioè poi quando non mi sa niente, adesso gli hanno dato anche il tutor di impulsione. Cioè il Vabjorn è devastante. È semplicemente devastante Skellige. C'è poco da fare, gli togliamo Harald, non vinceremo mai. A meno che. Ma non penso neanche se Master Mirror ci dà punta di lancia, che penso che sia la carta più forte che ci può dare. Lui è ancora leader, ancora Aquila Sanguinaria. Finalmente tira qualche carta bruttina. Andiamo a sfruttare il nostro leader. Andiamo a sfruttare il Master Mirror. Vediamo che cosa ci dà Master Mirror, almeno una gioia. Inner Rage. Inner Rage comunque è la removal da 6. Che non è che faccia schifo, però non servirà a nulla questa partita. Peccato, la partita sarebbe completamente diversa se noi fossimo partiti per secondi. Perché probabilmente avremmo vinto a Even. Avremmo pushato il round 2 e l'avremmo costretto a giocare leader. Cioè cambia tutto, partire primi e secondi ragazzi, cambia tutta la vita a questi livelli, cambia veramente tutto. Ok, lui qua ci toglie praticamente tutto, ci ha anche tolto lo spot di Merit Rage. Possiamo tranquillamente concedere, peccato, peccato, peccato. Purtroppo Skellige ragazzi, nonostante i nerf, abbiamo giocato contro Mion, un top player. Quindi, cioè, non è che stiamo giocando contro i puffi, però sarebbe anche carino che magari missassero qualche carta. Sarebbe anche bello trovarli in bianco. La cosa particolare del nostro mazzo è molto bella che noi abbiamo sempre oro, cioè noi abbiamo sempre delle belle mani. Quindi, cioè, in realtà è come dire all'avversario, sei tu che devi fare una partita quasi perfetta perché io la mia partita la farò sempre. Attenzione, siamo contro un ritirata strategica. Potrebbe essere qualche mazzo combo strano oppure un classico scenario. Lo scopriremo, solo che parto per primo. Ma è una gioia.
forza di questo mazzo, ragazzi, è partire per secondi e noi partiamo per primi. Però abbiamo un Master Mirror adesso di prima mano, abbiamo doppia bronze, queste le possiamo trasformare. Come iniziamo direttamente con Master Mirror? Probabilmente potrete partire di larva. Sono indeciso se partire di larva. Sicuramente tolgo lei. E sicuramente tolgo lei. Il Purify potrebbe essere buono sto matchup. Ma sta mano comunque è buona. Anche se forse cercare Naglfar. Però è forte sta mano. Cioè, sta mossa ha sempre mani buone. Qua l'unica scelta è. Parto di larva e mi trasformo la Bruxa oppure provo a trasformarmi in due carte. Perché potrebbe anche darci una carta buona che magari non voglio giocare adesso. Questa è una scelta difficile, ragazzi. Forse parto di Master Mirror. Mettiamo sicuramente il frutto. Mettiamo Master Mirror, giochiamo anche intorno alla spell. Quella che fa dei danni. Attenzione, Erdin! Eredin ce lo giochiamo subito, poi mi gioco Fantasma Bicoltore di follow-up. Potrebbe addirittura pensare di fare Mizzet Mamurem su Master Mirror. Incredibile, Master Mirror si prende Mizzet. Io direi che va bene. A questo punto giochiamo l'arma. A questo punto giochiamo l'arma. Prendere Vincent adesso a me va benissimo, anche perché avevamo un target molto più grande con Velo che... Soprattutto avevamo un grande target che è lei per Vincent, però lei cercherò sempre di metterla magari dopo il troll, sempre se la peschiamo. Allora ci blocca una larva, va bene. Andiamo di Eredin subito. Oppure vogliamo mettere il fantasma. Eredin potrebbe essere interessante anche dopo. Però devo, per sfruttarlo bene devo avere la dominance. Penso di mettere il fantasma. Sinceramente il mazzo l'ho giocato ancora poco, nel senso che l'avevo giocato in amichevole. È creato da poco. Però penso che abbia veramente del potenziale sto deck. Poi ovviamente bisogna conoscere il meta, sti livelli. Ragazzi, cioè nel senso, a volte non è manco il mazzo, magari un mazzo fresco di nuovo meta. Va sicuramente migliorato, però mi sembra già una base solida. Il problema è che Skellige rimane OP adesso che gli hanno dato il tutor della... il tutor dell'Aquila. È pazzesca la solidità di quel mazzo. Però vi ripeto, se fossi partito per secondo, la partita potrebbe essere andata completamente diversa. Stesso discorso qui, cioè nel senso lui alla fine perderà round 1. Però probabilmente riuscirà a tenere una carta. Questo ci piazza un po' di non a caso, semplicemente per lanciare una carta. Potrei anche papparmela con Brewers. Se proprio vogliamo fare i cattivi, facciamo i cattivi. Facciamo Brewers. Ci pappiamo lui. Attiviamo doppia trip. Continuiamo a spammare punti con il fantasma. E abbiamo preso Vincent comunque. Grande Master Mirror, oltre ad avermi dato Eredin, si è anche portato via lui. Ovviamente ci prende la larva. Vediamo se è un devotion. È un devotion. Ok, quindi sarà sicuramente un mazzo scenario. Non penso che abbia tanti modi per attivare la prosperità. Noi abbiamo anche la dominance. A questo punto abbiamo lei che potenzia di 4. Abbiamo Katakan che è un ottimo play. Potrei anche fare Purify su di lui, però vorrei tenermelo per dopo, il Purify. Quindi probabilmente Katakan è l'unica play. Katakan è grosso però, forse è meglio lui. Forse è meglio lui, spariamo qui. Attiviamo anche la trip da 5, cioè siamo sopra di 15 punti, io penso che lui adesso debba passare. A meno che non vuole investire qualche oro, tipo in Yennefer Invocation. Se fai Yennefer Invocation adesso va benissimo. Poi in realtà noi non vogliamo neanche tanto prendere la carta di vantaggio, noi vogliamo vincere il round per pushare.
alla fine che lui continua a giocare o meno mi interessava. Attenzione, sta decidendo, potrebbe essere un round. Comunque, come vi dicevo, a meno che non metta adesso una 7, lui non ha tanti modi per sfruttare sta mappa. Ha diversi modi per romperci le scatole. Ha diversi modi per romperci le scatole. Io penso qui di andare a fare Eredin. Che comunque sono bei danni. Anche se in realtà qua è tutta armor. Qui rischierei di non sfruttarlo. Eredin non penso di farlo sto turno. Penso che sia il turno di Katakan. Penso che sia il turno di Katakan. Lui vuole spaventarci, ma noi non ci spaventeremo. Noi giochiamo fino alla fine. Assolutamente. Fino alla fine lui è un devotion, quindi sicuramente giocherà Embrace, come che sia, Fergus. Giocherà Fergus, ha un'altra impera in mano, che gioca subito. Non è un grosso problema in realtà. Ok, adesso lui con Fergus farebbe veramente tantissimi punti. Fergus vincerebbe il round perché sono 7, 10, 13, 13 punti di Fergus. 13 punti solo di Fergus vincerebbe il round. Devo continuare a giocare e probabilmente giocherò il Defender. Giocherò il Defender che mi attiva tutte e due le trip da 6, lo giochiamo ovviamente dietro. Potrei pensare anche di sparare col fantasmagoritore per non perdere i 3 danni. Perché potrebbe essere un buon target per l'invocation, anche se in realtà l'invocation potrebbe farla anche sul defender. Ma mi tengo il fantasma che tira. Tanto a velo, Vincent l'ha giocato. Attenzione, sta decidendo, potrebbe essere un Bratens. Ok. Vediamo cosa decide di prendere. Decide di prenderci la larva. La larva è pessima, cioè lentissima adesso. Scelta particolare la sua. Forte solo perché ha attivato. Attenzione, decide di riprendersi in mano al leader. Decide di fare Vincent. Cazzato nero. Cazzatissimo però. Va bene. Hai giocato leader adesso e non è neanche sicuro al 100% che vincerai questo round. Non è neanche sicuro al 100%. Adesso ho un Eredin. Adesso ho un Eredin perché ho la dominance e ho due danni qua e poi due danni di qua. In realtà sono tre, perché la dominance ce l'ho io. Quindi adesso ho un Eredin e io non mi muovo assolutamente questo round. Io ho anche leader. Tra parentesi attivo anche frutto. Questi sono punti. Questi sono punti da parte nostra. E ho anche una Wyvest da 9, che non è da sottovalutare. Lui è stato leader e ha giocato doppio Vincent. E stiamo reggendo il primo round, ragazzi. Cioè, capite la forza di questo mazzo? Ignoranza pura, solo Skellig poteva batterci questo. Questo addirittura si è giocato usurpo. Questo vuole vincere Haven a tutti i costi. Questo attiva anche le Driv. In realtà ne attiva una sola. Boh. Discutibile. Discutibile le sue giocate. A questo punto, a questo punto penso di giocarmi il sorvegliante e purificare la mia larva per cercare di massimi di prendere più punti possibili. Questi sono 5 e 6. Non basta. Sì, non bastano perché abbiamo anche il gelo. Ok, sì, ho voglia di posto. Torniamo avanti di 4 e abbiamo un'ultima play. Da 5, 4, 9, 10, da 11 punti. Abbiamo l'ultima play da 11 punti. Se ci vuole battere Ivan. Ok, che si giocasse tutto. Che si giocasse tranquillamente tutto. Andiamo a potenziare una, insomma, 2. Comunque siamo tornati avanti di 8. Io non sono così convinto che lui, a meno che non ha Fergus in mano. Io Fergus penso che l'avrebbe giocato prima. Ok, perché se perdi il primo round dopo che hai investito Usurper, Bratens, Ramon, leader,
Non so, attenzione, cosa sta facendo? Impazzito. Anticipo Cioè, ha fatto di... per pareggiare. Ma un pazzo scatenato. Ma pazzo scatenato, ma cosa vuol dire? Lui preferisce giocarsi round 2 corto contro mostri, un pazzo. Un pazzo terrificante. È vero che lui adesso non è così forte, ma comunque dischierà diverse volte. Il Goliath ce lo teniamo, anche perché la last 6 ce l'ho io. Il Parassita è una buona removal. Il Parassita è una buona removal. In realtà dovrei cercare il Bombiver. Sì, se lui mi pesca, scenario e due aristocratici, io impazzisco. Abbiamo tantissime carte forti, raga, il Parassita. Penso che abbiamo più di 6 punti. Addirittura ho trovato il Bombiver. Non penso che ci servirà. E invece, ragazzi, attenzione, attenzione perché perdo punti. Perdo però punti sulle terre. Però, sti cavoli. Bombiver riuscita. Lui intanto è riuscito a pescare scenario. Una partita clamorosa, ragazzi. Una partita clamorosa. Non penso che possa mai vincere. Infatti. Cioè, non vincerà mai, ma è pazzesca. Questa partita è veramente pazzesca. Sono contento di averla registrata. Andiamo dietro, non facciamo errori. Andiamo dietro, che comunque sono punti, ci porta avanti. Ci regalerà altri 4 punti di leader. A meno che non ce lo blocca. Ma se ce lo blocca, vuol dire che abbiamo vinto con i 10 punti di Goliath. Andiamo a vincere. Ma che prova di forza! Che prova di forza nel primo round! Che prova di forza, ragazzi, per la nuova creazione dello zio, l'Ethereal Siri. Dacci punti, bravo. Dacci punti, sono contentissimo di questa creazione. Ovviamente, ragazzi, un mazzo appena creato, quindi il meta cambierà, magari uscirà qualche nuovo mazzo top tier, qualche mazzo super cancer. E ci sarà qualche carta da cambiare, ma l'idea mi piace, che avete visto quanto abbiamo retto bene. Cioè, Skellige ci ha battuto nella prima partita, ma ce la siamo giocati, e contro Nilfgaard una prova di forza terrificante. Ragazzi, spero che la nuova creazione del video di oggi vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like allo zio, iscrivetevi nel canale, una condivisione, un commento, tutto quello che volete. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità del canale. Noi ci becchiamo con il prossimo video dello zio.